grande. Scopriamolo insieme, volete? Ciao! Grazie, grazie! Il grande! Il grande Domenico Modugno! Che grande gioia che mi hai dato! Mimmo, grazie! Grazie a te! Veramente la nostra canzone nel mondo ha girato grazie a Enrico Caruso, Beniamino Gigli e al nostro Mimmo nazionale. Grazie Marta e grazie Anna Maria. Grazie a te. Senti Mimmo, dunque, buonasera, tu lo a tutti sai innanzitutto. Certo. Buonasera a tutti quanti, a voi soprattutto, a tutti quanti. Allora, dico, Mimmo Modugno è andato 7 volte a Sanremo e l'ha vinto 4 volte, ma non si è mai fermato soltanto al mondo della canzone. Mimmo ha anche recitato, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha interpretato per la televisione, per il teatro e per il cinema tantissime, tantissime cose e di grande successo. Senti... La mia biografa. Sì, la tua biografa, se mi vuoi io te la scrivo. Sì, sì, come la voglio. C'era Giampiero, chi era prima? Diceva che ti ricordavi tutto, che eri bravissimo. Era Carlo Alberto, ah. Carlo Alberto Rossi. Ma io... secondo me di più, la vera Lolli è lei. Può rispondere a 32 telefonate contemporaneamente. No, Un cervello elettronico. Ma io spero che più che un cervello elettronico si tratti di un cuore elettronico. Sì, sì. Ma perché ce l'hai pure. Carlo... Parlo per quello che mi interessa, certo, che mi colpisce, certo. E che mi emoziona. Che ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Senti Mimmo. Non di carne vera, sì. Non sì. Di elettronica. Senti cervello, Mimmo. Vabbè. Tutte le canzoni che penso, io non ho la capacità di scrivere canzoni, le canto qualche volta. E molto bene. Grazie, anche perché sono state scritte molto bene quelle che canto. Quali? Quelle che hai scritto tu anche. No, tu ne hai cantata una volta sola. No, ne ho cantate più d'una, a parte il Volare, no, che credo abbiano cantato in tutto il mondo. Io ho sentito Resta con me, cantato da te, che mi è piaciuta moltissimo. Grazie, grazie tante. E ti faccio i complimenti adesso perché prima non l'ho potuta. Grazie. Senti Mimmo, quando si scrive, si canta una canzone, è naturale che questa canzone diventa una creatura, un certo. Figlio, perciò si amano tutti i figli, belli e brutti. Brutti, certo. Di questo Volare come tu avrai raccontato tu avrai raccontato tante volte come è nata, come ti è venuta l'ispirazione, eccetera, ma c'è un qualcosa di quel Sanremo, di quella vittoria, di quella canzone di Non detto che avresti piacere adesso a distanza di tempo di raccontare? Onestamente ci dovrei pensare su una decina d'anni. Ancora? Per ricordarmi tutto. Per ricordarti tutto, e perché certo. Ci sono molti aneddoti su Volare. Ma per esempio io ho letto da qualche parte che ti l'ha ispirato un quadro, possibile? Sì, il quadro di Chagall. Allora è vero? È vero, è vero. E ma l'ha ispirato a Migliacci, il paroliere che ha scritto insieme a me le parole. Sì. Sì. Ma la tua canzone è nata prima, la tua musica è nata prima delle parole, quasi sì. Sempre. No, è nata insieme alle parole. Un giorno bello. Franco Migliacci, sì. Eravamo molto amici, sì. amiamo ancora la pittura di lui, okay. E Chagall era uno dei nostri pittori preferiti. Che davanti a un quadro? No, una sera lui è andato a dormire e parlavamo spesso di Chagall, sì. Ci guardavamo le, diciamo, le litografie. I vari litografie, sì, o sì. Libri che uno sì, ha sì. D'arte, no? Parlavamo, facevamo anche le gare di disegno fra me e lui. Lui disegna molto bene. Ah sì, non lo sapevo. Umoristicamente. Ah, io invece così so disegnare abbastanza. E allora facevamo le gare di pittura. Sì, sì. E quindi si parlava molto di Chagall, di Van Gogh, di Gauguin, insomma di tutti i grandi pittori di tutti i tempi. Una sera si ubriaca, va a casa, mangia, così mi ha raccontato e così la racconto. Dice che ha bevuto un po' di vino, sì. Si è un po' imbrillacchiato e ha avuto questa immagine di quest'uomo, sì. Di questo omino piccolino che si dipinge tutto di blu
per confondersi nel cielo. Che bella però, è una bellissima immagine, veramente. E infatti, e così è nata, quando me l'ha detto, ho detto guarda, è un'ottima idea. E da quel momento ho incominciato a pensare alla canzone. Ah, vedi. Veniva tutto, però non veniva a volare. Cioè veniva, la canzone era nella strofa. Sì. Il ritornello era la strofa prima, che non era neanche così. E era tutta un'altra cosa. Senti, la gestualità. Poi un giorno invece tua, io parlando con lui dicevo, mannaggia la miseria, questa canzone è bella l'idea, sono belle le parole, e però ancora cosa? Non c'è. Un giorno mi sveglio, era una giornata orribile, sì, come in tutti i casi bisogna fare sempre il contrario, sì, mi certo, affaccio alla finestra e c'era una tempesta tipo oggi, che è stato orribile, proprio brutto, sì, freddo, umido. Apro la finestra, mi siedo al pianoforte e incomincio a fare vola. Volare, cantare in 3 minuti è uscita fuori. Bellissimo. Però ci abbiamo pensato 6 mesi prima. Ci ho pensato. Senti Mimmo, invece il tuo gesto, quello lì di aprire le braccia, proprio quasi come voler spiccare il volo, non so, ti è nato da uno studio accurato, dal fatto che in fondo eri e sei attore oltre che cantante. Beh, io all'epoca veramente studiavo dentro di me, andavo cercando.